Il leggendario ed eroico caporale dei Marine, Joseph Victory, famoso per aver salvato la vita di tanti suoi commilitoni e per aver sbaragliato da solo le forze nemiche durante la guerra di Corea, aveva origini abruzzesi, precisamente di Raiano. Ad affermarlo il presidente onorario dell'Associazione Ambasciatori della Fame, Geremia Mancini, che svolge da tempo ricerche su personaggi di origine abruzzese che si sono distinti all'estero. Questa è una vicenda che ha, voglio dire, in sé veramente, deve fare sentire orgogliosi gli abruzzesi. Lei pensi che Joseph Victory viene ritenuto dagli Stati Uniti uno dei 10 eroi militari di maggior spessore e forse il più amato? Era un ragazzo, 21 anni, fu mandato nella guerra di Corea. Lui giovanissimo seppe salvare con la sua azione centinaia e centinaia di suoi colleghi Marines e tenere a bada i nemici. Naturalmente adesso quando parliamo di questo noi non facciamo, voglio dire, relazione alla storia, chi aveva ragione e chi aveva torto. In questo caso un ragazzo che seppe sacrificare la propria vita per salvare gli altri, facendo credere al nemico di essere in tanti ed era solo lui, ferito per giunta la mattina quando gli amici riconquistarono quella collina. E per recuperare il suo corpo si accorsero che intorno a lui aveva praticamente distrutto l'intero battaglione nemico, 200 e passa coreani uccisi, e lui aveva perso la vita. Un ragazzo che fu chiamato così alla guerra e seppe vendere incredibilmente il suo coraggio al servizio di quella nazione, e questo gli portò la Medal of Honor, che è la massima onorificenza, insieme al Patto IRT, e fu consegnato il riconoscimento direttamente dall'allora presidente degli Stati Uniti, Harry Truman, ai propri genitori. Una vicenda difficile da ricostruire, che ha visto la collaborazione anche degli uffici comunali di Raiano, comune di nascita della madre di Joseph Vittori. Una vicenda difficile da ricostruire perché in realtà il papà di Vittorio non era abruzzese, ma era un laziale, però io, diciamo, con un impegno notevole, poi sono riuscito a recuperare il nome della mamma, che era Moca, e poi grazie anche all'apporto di alcune altre ricerche, anche devo dire anche alla solerzia dei dipendenti del comune di Raiano, siamo risaliti a Doralice Elisabetta Moca, questa sfortunata mamma che a cui è stato riconsegnato al posto del figlio una medaglia, ma che certamente fa onore all'Abruzzo.